Questa mattina abbiamo presentato Junker, che è un'app per telefonini che si può scaricare su tutti i telefonini, che ci dice correttamente come separare i rifiuti per conferirli nella maniera migliore e nella maniera corretta. Junker funziona attraverso la lettura del codice a barre di qualsiasi prodotto, di qualsiasi imballaggio. Vediamo, prendiamo ad esempio questa bottiglietta di plastica. Ne leggiamo il codice a barre e Junker ci dice che va all'interno della plastica. Questo era semplice, proviamone uno un pochettino più complesso. Prendiamo questo. Questo, per esempio, è un imballaggio che non c'è nella banca dati di Junker, ma noi abbiamo la possibilità di fare una foto e di mandarla come segnalazione a Junker. Naturalmente Junker funziona anche per avere un'informazione su quei prodotti che non hanno un codice a barre. Per esempio, cerchiamo di capire dove portare un telecomando. Junker ci dice che ci sono dei centri di raccolta a Bari dove portare il telecomando e ce li indica indicando esattamente quali sono. In questi centri di raccolta è possibile portare un telecomando. Naturalmente questa cosa la possiamo fare per tutti i tipi di prodotti e utilizzare Junker è utilissimo. E tra l'altro, se vivete nella zona servita dal porta a porta, Junker ogni sera vi invia una notifica ricordandovi qual è la tipologia di rifiuti che dovete esporre e che verrà ritirato il giorno dopo. Guardate, Junker è un'applicazione che esiste da tempo, però mi piace ricordare che in uno degli incontri fatti nei quartieri del porta a porta, un bambino un giorno, Pier Giorgio Martino, mi si è avvicinato e mi ha dato una lettera in cui mi ricordava che esiste questa applicazione e che il comune di Bari non aveva ancora aderito. E allora, anche grazie alla segnalazione di Pier Giorgio, abbiamo deciso di aderire a Junker. Ora a voi non resta altro che scaricarla sul telefonino e fare per bene la raccolta differenziata.